Ciao ragazzi, tra poco ricomincia la scuola e i primi responsabili siamo noi, quindi per prima cosa mettiamo le mascherine. E oltre a metterci la mascherina, dobbiamo lavarci spesso anche le mani. E non dimentichiamoci di mantenere le distanze. Il comune, l'azienda sanitaria e le scuole hanno tenuto una relazione strettissima in questi mesi, anche durante il lockdown, per approvvigionare le scuole di tutti gli strumenti e i mezzi necessari per poter ripartire con sicurezza. La fase 2 invece è caratterizzata anche dalla necessità di seguire una serie di prescrizioni tali per cui le famiglie possono vivere con la maggior serenità possibile il rientro a scuola dei loro figli. Ovviamente facciamoci tutto in bocca al lupo e ai ragazzi e alle famiglie il mio più sincero augurio di un buon anno scolastico. Sono le classiche che ormai abbiamo imparato a memoria da 7 mesi, ovvero l'uso della mascherina, il distanziamento fisico e l'accurata pulizia delle mani. E la prima cosa che deve fare la famiglia quando ha un bambino, il proprio figlio che ha la febbre, deve contattare o il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale. Perché queste due figure di professionisti? Per il semplice motivo che loro sono quelli che conoscono meglio di tutti il bambino e quindi sono quelli in grado di capire se questa febbre è legata o per le patologie che ha il bambino o per altre patologie virali che ce ne sono una marea, oppure potrebbe essere correlata in effetti al Covid. Tutto il personale della scuola sì, per quanto riguarda i bambini solo dai 6 anni in su. Fare come facevano prima quando il loro figlio si ammalava o di influenza di altre cose, quindi possono andare tranquillamente a lavorare. Torno a ripetere, il primo passaggio è il contatto col pediatra di libera scelta o col medico di medicina generale che già in base alla propria esperienza e ai protocolli che sono stati condivisi con l'azienda sanitaria è in grado già di differenziare verso quale tipo di patologia ha il bambino e il ragazzo. Dobbiamo dare ai bambini e ai ragazzi gli elementi per aumentare il loro livello di autonomia, di creatività, di autostima e di essere responsabili loro per primi di quello che gli sta capitando addosso, di essere loro per primi a dire mamma oggi sto male, di essere loro i primi di quando sono a scuola guardate che oggi non sto bene, devono essere loro i fattori attivi di tutto il processo. Beh, la ratio più ricorrente è quella di non evitare gli assembramenti. Poi ciascuna scuola, nella propria autonomia, sta organizzando ingressi scaglionati o differenziati nell'orario o differenziati nello spazio, quindi accessi differenziati sulla base delle classi. Tra l'altro, cosa che avviene già nelle scuole normalmente per evitare che i bambini si facciano male. Gli istituti scolastici o gli insegnanti all'inizio dell'anno scolastico comunicheranno tutte queste indicazioni. Chi ha bambini in prima elementare, in prima scuola primaria e ben piccoli, magari li conoscerà i primi giorni, gli altri sono già abituati, si sa che si comincia la scuola e vengono date queste informazioni o tramite le circolari che i dirigenti predispongono oppure tramite le informazioni che le insegnanti dei vari plessi forniscono ai genitori. Sicuramente avrete seguito che è stata avviata una mediazione per arrivare all'80% della capienza dei mezzi, quindi le nostre linee comunali, mi riferisco quindi agli scuolabus comunali, quindi non al trasporto pubblico locale per i ragazzi delle superiori ma ai nostri bambini, lo avremo su 4 linee come sempre, quindi possiamo dire ai genitori che gli scuolabus per il comune di Pordenone viaggeranno e porteranno i bambini a scuola. Il Comune di Pordenone erogherà il servizio mensa in tutti i plessi, in alcuni potrà essere svolto secondo i canoni tradizionali, in altri rivisitando il servizio, però la mensa ci sarà, quindi i pomeriggi a scuola ci saranno in accordo con i dirigenti scolastici e soprattutto mi preme dire che sarà garantita la qualità dell'anno scolastico passato, quindi seguendo tutti i criteri e i menu che l'azienda sanitaria ha concordato con la ditta che fornisce il servizio per il Comune di Pordenone. Il servizio di pre-dopo scuola nel comune di Pordenone è gestito attualmente dalla cooperativa Piccoli e Grandi Amici. Stanno prendendo i vari accordi nelle scuole per fare in modo che ci possa essere il servizio, però ci possa essere il servizio rispettando i canoni che il Covid impone, l'igienizzazione e soprattutto il fatto di avere dei gruppi omogenei. Ci stiamo lavorando, posso dire che ci stanno lavorando bene in modo tale da poterlo far partire nelle scuole.